Come cavolo si fa qua? M'è venuta l'idea. La chiave e mo? Ma ci stanno i capri. Si è aperta la porta. Non ho detto parolacce. Cioè, sotto a quello c'era un altro. No. Madonna Luna, quanto. La prossima volta se te butti dentro un pozzo, te butto dentro un pozzo. Benvenuti, me e molto altro, io sono il me in arancione. Oggi proseguiremo con il quinto video, quinto 5 video gameplay di Baldo the Guardian Owl. Allora, eccoci qui, nel precedente gameplay avevo detto che sarei ripartito da qui e l'ho fatto, ma effettivamente è successa una cosa strana a OBS e mi si è cancellato il video, o comunque si era corrotto, non so che cosa era successo, mi si era svegliato tutto male e io sono entrato qua dentro nel video gameplay che avevo fatto, però l'unica cosa che ho fatto qui, ecco, è uccidere questi. Ora non lo so, può essere che sono rispammati, però qua per esempio, attento, adesso ammazzo questo estratto. Ho preso pozione gialla, bottiglia piena, estratto di fungo scadiaculo per correre, ok. Allora, stavo dicendo, qui, per chi ci gioca per la prima volta, compare una lucertola in questo punto e poi un'altra un po' più qua, diciamo. E io le ho uccise e ho capito anche come ucciderle, perché se avete visto il precedente sempre video gameplay, sono morto praticamente tutte le volte. Invece una volta che le buttate giù, potete comunque affondare il colpo e loro muoiono semplicemente. Cosa che io non la sapevo, però alla fine sono morto tutte quelle volte inutilmente. Vabbè, adesso andiamo ad esplorare questo luogo. Adesso già siamo arrivati qua giù, non so nemmeno come. Intanto ammazziamo il granchio là. Seppiamo un po' di chele, ecco là, non ho preso. Eccotelo. Allora, chela di granchio. Qua che troviamo invece? Pira pira, pira pira. Allora, andiamo avanti di qua e vediamo cosa c'è. Ah, un'altra cosa, è vero, mi stavo scordando di dirvi che ho risolto anche l'enigma, perciò sono andato, diciamo, parecchio avanti qui. Trovarlo, perché c'è tipo un pozzo qua a un certo punto. Vediamo se riesco a ritrovarvelo. È stato molto problematica questa cosa di sto gameplay cancellato, perché non volevo farlo assolutamente così, questo gameplay. Però ora, giusto per essere corretto, per farvi vedere cosa c'era al di là, cioè le cose che non vi ho potuto far vedere durante il gameplay, che ho sbagliato a farlo. Allora, ho dovuto fare tanti tagli prima di ritrovare la strada. Comunque, appena trovate questo montarozzo qui, andate qua, non a questo albero ma più giù, che c'è tipo un ponticello che ora vi faccio vedere. Eccolo qua. Ora non so perché ho trovato quel mostro, credo che voi la prima volta non lo trovate quel mostro. Comunque andate qua e c'è questo pozzo, entrate dentro e mo vi faccio vedere cosa c'è sta. Vedete qua, io già l'ho aperto. Intanto guardate come ammazzaste le lucertole maledette, stanno per terra? Continuate a ammazzarle. Mo qua il problema, ecco qua, mannaggia. Vabbè, ricomincio da qua, non fa niente. Allora, va a ammazzare ste maledette, fate così, boom boom boom. Poi va avvicinate, boom 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 boom. E muore. Allora, abbiamo qua quello che c'è da prendere, 10 di indie e ci siamo. Una volta che entrate qua usando il canto dei gufi, perché quello dovete utilizzare, ecco, lo devo fare. Perfetto, perfetto, lo devo rifare. Però vedete che è aperto, però ve lo rifaccio. Allora, quello che io avevo fatto qui, se non mi ricordo quello che avevo fatto, allora, uno di questi due si deve spostare, però la cosa preoccupante è il dopo. Allora, non mi ricordo se era così, che diciamo che questo non si può spostare perché sennò dopo è un casino, però questo qua, ah sì, questo qua era, vediamo se era così, uno. Allora, così sì, portate quello di sinistra così, questo qui lo spingete qua e poi lo posizionate qua per ora. Poi quello che bisogna fare è mannà questo vediamo dove mandarlo, eh. Allora, aspettate, questo no, lo mandiamo così e sembra ok.
Però questo qua, che sennò dopo mi impiccia per dopo, famo così subito. Ok, e lo posizioniamo. Siamo cascati, ma non fa niente. Questo lo posizioniamo, vediamo se va bene così. Mo' questo lo spingiamo qua. Però, aspettate perché qua la storia è lunga. Allora. Questo sta bene, diciamo. Però se io spingo quello, dopo non posso spingere quell'altro. Se spingo questo, vediamo. Ah, famo così e non ci pensiamo più. No, famola così. Mi sono sbagliato. Perché questo poi non ce l'ho. Ah, sbagliato. Però vediamo come si può fare. Allora, famo così. E poi. Mi sa che ho risbagliato, signori. Forse è giusto così. Ah, beh, no, è fatta. Ecco qua. Mi sono salvato proprio. Ecco qua. E così dovrebbe comparire lo scrigno. Ma adesso non mo far coso perché non me lo fa e apre lo scrigno. E possiamo uscire perché stanno tutti sul giallo, vedete? Ok. Mo la cosa da fa è scappare da questo. Andiamosene. Via, non fa niente. Allora la cosa da fa qui o è proseguire per qua o andare. Io andrei qua perché qua diciamo. Credo che sia dopo l'esplorazione. Io andrei al puntino blu. Quello che ho capito dal puntino blu è che non devo passare dal ponte perché c'è sta la guardia. Che mo vi faccio vedere che non ci fa passare perché siamo piccoli o perché non si può proprio passare. Non mi ricordo. Mo faccio vedere. Non si passa? Sei solo un ragazzino. Beh, non fa alcuna differenza. Anzi, di questa città i miei ordini. Nessuno straniero può passare. Va bene. Non si può passare. Andiamo avanti per la strada nostra. E l'unica strada che mi viene in mente è questa qua, che credo nel precedente gameplay di averla fatta vedere, non lo ricordo, che c'è tipo una di quelle piante che non si possono ammazzare con la spada, non si possono ammazzare. Potete fare quello che vi pare, non si può ammazzare con la spada. Infatti, se entrate nel villaggio per la prima volta, c'è una con una balestra, che però dobbiamo entrare dentro la città per conquistarla, insomma, per prendere questa balestra che al momento non abbiamo. Quindi l'unico metodo che a me mi era venuto in mente è qua, correre e andare tutta a destra e questo è salvarlo dopo quando si può. Mo' proviamoci. Andiamo. Ok, così. E adesso è tutto un divenire. Allora, intanto qua apriamo la pala. Ecco qua, va. Apriamo se un bel radice duro. E andiamo dritto per qua dove vediamo il puntino. Allora, io entrerei qua. Ma mo che è questo? Oddio, è un dungeon. Ah, ma a me sembra pure questo avevo fatto nel gameplay, però non. Era solo entrate spostando questo. Sì, l'avevo fatto nel gameplay quello là che è andato a male. Questo vabbè, si ammazza così ed è facile. E poi dopo riappare e ne ammazziamo. Ma da qui in poi non ci ho capito niente. Ecco dopo qua. Allora, mo è tutto nuovo. Un dindo. No, 10 dindi. Altro che un dindo. Siamo arrivati a 123 dindi. Allora, mo devo capire quello che devo fare qua. Allora, vediamo un po' la situazione com'è. Andiamo un po' in giro a vedere. Qua c'è un'altra cassa che secondo me può servire a qualche cosa. Intanto famo seduto il piano terra. Che santo mori compare. Dai, ok. Altri dindi, buoni. Allora, torniamo un attimo indietro. Questa cosa secondo me serve dopo. Qui c'è un'anfora. E che ci devo fare con quest'anfora? Che ci devo fare con l'anfora? Andiamo avanti qua. Ah, o andiamo qua o andiamo qua. Io direi sopra per vedere un po' la situazione. Questa non si può spegnere. Un'altra anfora e un altro mostro. E vabbè, mo famo così. Ho pure schivato, meno male. Andiamo qua. Là c'è un'altra anfora addirittura. E perché queste anfore stanno messe così? Un motivo ci starà. Ecco qua, guarda se facevo a fine del topo, eh. Intanto là c'è una barchetta. E vediamo un po' la situazione. Magari se può. Qua c'è una porta, però. Allora, qua c'è una porta. E che devo fare qua? Ah, ma io questo l'avevo fatto! Ok, questa era. Mi faccio vedere. Mi sono pure scordato quello che ho fatto nel gameplay per i nervi che ho avuto che non ve l'ho fatto potuto. Non ve l'ho fatto.
vedere. Allora, questa era così, sì, mi ricordo che c'avevo il problema con sta torcia, che non so come, cioè facevo così e non sapevo come fa, perché raccoglie se si raccoglie, però, e l'avevo usata qui che c'era una ragnatela, ok, mo mi ricordo quello che avevo fatto il gameplay, che ne faccio tanti di gameplay, non solo questo gioco, però non so dove portare questa. Mo, se qualcuno lo sa, mo metta nei commenti se non riesco a finire sta parte. Allora, mi ricordo qualche cosa che si sbloccava da qualche parte qui, però. Ah sì, qua c'era il meccanismo che okay, per sbloccare con l'anfora. Ecco, grazie. Ok, si è sbloccato quel coso. Un'altra cosa da fare sarebbe quella di tirarla addosso a quell'altro. Però il problema è che quando arrivo là c'è sta ragnatela. E là c'è il coso del fuoco, ma non riesco a farlo. Ecco, qua se muoio ancora peggio. Allora. Mo mi sa che devo pure risbloccare. Allora, riflettiamo. Qua la sbloccano. Ah no, è già sbloccata, ok. Va lì, c'è la ragnatela dopo quel coso, ma io non riesco a farlo poi. Non riesco a capire come si fa a andare sto maledetto intanto. Perché qui c'è sta cosa che io la sblocco e ok. Però poi. Ah, può vedere che forse. Vediamo se ho capito. Allora, ok, però mo a barchetta se ne va per cavoli sua, vediamo. Dai, sbrigamo, se che gli abbiamo fatta, dai. Ok, vai. Vai, vai, passa, Dio, passa. Siamo passati. E se io la ritirassi l'acqua, cosa? Vediamo, forse ho capito, eh. Non vorrei dire. Allora, qua. No, però mi ritorna indietro la barca. Però vediamo, se ci ho capito un po' di più qua. Cioè, in linea teorica devo buttare così. Un'altra volta addosso al meccanismo. Ok, l'ho sbloccato, ho capito tutto. Mo' però ho sbagliato a cuore così. Non gliela fa, dai. Oh, ma riblocca un'altra volta, lo sapevo io. E come cavolo si fa qua? Cioè, non è possibile così. Non è assolutamente possibile in questo modo. La barca mi è rimasta lì, non è tornata indietro, perché logicamente si è chiuso. Se si è chiuso, io là vagamente ci riesco a ritornare, a meno che la barca mi ritorna indietro un'altra volta se io riapro. Boh, tentiamo questa cosa. Questa la devo portare qua per forza. Però no, mi ritorna indietro la barca per forza. Cioè, non c'è sta soluzione giusta qui proprio. A meno che quel secondo in più devo ribloccare la cosa. Cioè, sto a fantasticare con la mente. Però magari una soluzione si trova così, eh. Cioè, se io faccio così, quella arriva indietro. Beh, mi pare logico che va indietro. Però, no, famo una cosa. Famo così, ammazziamoci. Ah, io voglio fare una prova così. Ora che la barca mi sta bloccata in avanti, diciamo, al primo cancello, aprendo il secondo cancello, dopo scade il tempo e si ferma al primo cancello. Questa gliela butto qua e tecnicamente lei si dovrebbe incastrare là. Non dovrebbe tornare. Ma nemmeno posso fare niente qua. Vediamo se magari pio una boccia qua, una brocca. Mamma mia, com'è complicato sto livello, è complicato. Mettiamoci a cuore, proviamoci però. No, non va. Oh, niente, a me mi viene in mente niente. Allora, famo così, arrimazziamoci. Però a me tutte ste anfore, c'è qualcosa che capisco il mostro, i mostri, capisco tutto quello che volete, però gli ingranaggi sono due. Allora, famo così e gliel'abbiamo sbloccato. Gliel'abbiamo sbloccato. Poi la teoria a me mi dice, dannà, con questo. Andà qua e dopo da lassù andà sulla barchetta. Però con quell'altra, se gliela lancio, non me va. Però se ci fosse un modo per riattivarlo, cioè, come si può fare? Allora, io adesso non posso fare niente. Ma sapete che mi è venuta l'idea. Non lo so se è vera, se è giusta. Mi è venuta l'idea. Allora, questo è folle però, eh. Allora, ste brocche servono e come? Mo mi è venuta così. Siccome non potevo affogare con qua la barca, se io mi porto un vaso sulla barca, famo così. Anzi, mettiamoselo proprio dentro. Mannaggia a me!
Ah, però da qua sì, eh. Aspettate, fermi. Così. Buono. Oh. Mamma mia, quanto ci vuole per farlo sto coso. Poi là c'è pure un'altra barchetta, mo che ne so. Questa si ritorna indietro, non ci so capire più niente. Andiamo avanti, non ce ne frega niente. Allora, entriamo dentro sta porta e vediamo che ci sta, che non so che dive. Tanto vabbè, ci stanno i topi qua, questo non è un problema ormai. Ammazziamoli tutti, almeno non rompono. A meno che c'è qualche ingranaggio da sbloccare tramite i topi, come sulla nave, non si sa. Per il momento è così, allora qua pare che non ci sta niente, qua non ci sta niente, qua non ci sta niente. Che me ci fanno entrare acqua? Se poi non serve. Dungeon... Allora, qua vabbè c'è il mostro Parapaolo qua. Mo se fa. Nadie, sei morto, caro mio. Ok. Allora qua che ci sta? Fa un altro topo. Ok, a coda e ci stiamo. Questo è morto. C'è dai dindi, 10 dindi e stiamo a 139 dindi. Allora, mo qua, ok. Andiamoci, ecco. Complimenti a me. Allora, chi c'è qua? Però non devo passare da qua, ma bensì devo passare da sopra. A quanto pare. Sperando che la torcia non si rompa. Ok, ci stiamo. E ci stiamo. Questa si brucia. E dove siamo capitati? Intanto te lascio... Che ne so, te lascio qua? Lascio da qua. Qua cosa c'è? Tanto un bel po' di topi che si fanno fuori gentilmente. Abbiamo sbloccato uno scrigno in questo modo. Magari dentro c'è qualcosa di utile. O dindi, dindi. Dicevo, è tutto sbloccato dalla barca. Perciò tecnicamente non ci dovrebbe stare il problema ad arrivarci. Un'altra volta di là. Ok, andiamo. Famo se sto giro in barca. Io sono il re del mondo. Jack, sto volando. E chi c'è qua? Allora, mo è tutto da esplorare da qua in poi. Allora, andiamo a vedere qua che c'è sta. Allora, c'è sta una cosa. Qua, sulla destra, c'è qualcosa, sì. E ci stanno i topi. Vabbè, questi non ci vuole niente ammazzarli. Ah, sì, a toca. Ah, qua però c'è un ingranaggio. Vediamo un po' che succede tirandogli questa. Ok, si sblocca quella barchetta. Che mo magari andremo a vedere, magari un altro coso. E vabbè, qua c'è sta sto mostro che mo ammazziamo per bene. Ah, pure qua tocca bruciare per la sua barchetta, ok. E che ci è arrivati e devo bruciare sta tela. Ci stiamo. Ma la devo portare appresso questa? Io me la porto appresso, visto che ci sto. Che tante volte c'è una ragnatela e poi dopo devo tornare indietro. Intanto mi porto appresso questa, vediamo che ci sta davanti a noi. Allora, mi pare che qua siamo arrivati. E potremmo andare. Mo, portiamosela appresso questa, vedete c'è un ingranaggio. Che sblocca un'altra barca. Però per far modo che tutto fili liscio, a meno che non moriamo. Vediamo un po' allora quello che c'è qui. Allora, la barca, vabbè, sbloccando quello è ok. Però qua c'è una porta che si sblocca. Si è sbloccata, perché si è sbloccata? Vediamo. Entra, oh madonnina mia, qua. Ok, questo che fa? Però qua non ci posso andare giù, cioè giù ci posso andare come? Allora, intanto andiamo su HP. Allora, siamo... Ah, ok, siamo usciti da cosa? E siamo arrivati alla città di Rodia? Così? Cioè, così? Così proprio no, eh? Cioè, ci è voluto. Tanto qua non si spegne niente. De qua... Ah, ecco, si può passare di qua. Però qui che c'è? Mazza è carina sta città. Mamma mia, che gioco. Intanto andiamo a prendere qua la prima cosa che devo fare, eh. A prendere sto scrigno. Ecco, ho detto la prima cosa, non si può fare. Mannaggia. Vabbè, vediamo dove devo andare. Allora, mi dice... Però mi dice di andare sotto. Io però sto dentro Rodia. Perché mi deve far andare sotto? Qua che ci sta? Io entro. Sono i tappeti, può essere... Oddio, chi è? Ma chi è? Tanto ci stanno i vestiti. Qua tocca piarli, eh. Mo' c'è 130 cucuzze. Buongiorno, un buon uomo. Lei è? Jafar! Mazza, come è invecchiato male, oh. Ma quello della Disney? Oggi è davvero... Cioè, quello di Aladdin, questo. Pare, eh? Oggi è... Cioè, pare più Aladdin d'anziano che Jafar, però... Dai, ci sta. Oggi è davvero una bella giornata, non trovi? Beh, fa caldo.
Benvenuto piccolo, mi chiamo Giafare, questo è il mio modesto negozio. Beh, modesto no, c'è di tutto, tappeti. Sei interessato a nuovi abiti o pellicce? Con sto caldo? Ma allora ce fai, che pellicce col caldo? 1.500 ben vestite, quanto devo... Vabbè, questo 200, però che indosso è stata unica per cacciatore, magari mi serve più là. Vabbè, per adesso non mi serve qui, Coda di coyote, zampa di coniglio dei nevi, tutti gli ingredienti per farlo, ok. Vabbè, non ci serve niente qua. Ciao Jafar. Allora, no, m'ha visto. Ah, mi fa rifare da là, ok. Qua che è una taverna? Un bar? Ristorante, non lo so. Oh, madonnina, com'è morto male quel pesce. Cioè, ci ride pure. Vabbè, è buono il pesce, però insomma. Benvenuto nella mia locanda, ragazzo. Non dirmi che hai paura di questo pugnale con quella spada sulle spalle. Se mi metto proprio di no. Vabbè, qua è da magna. No, no, adesso non c'ho voglia da magna. C'ho voglia da finire il livello, la cosa. Qui voglio andare avanti con. Andiamo qua? Entra. Io sto andando proprio a caso, non è che sto. Non so dove sto andando. Cioè, in realtà non so nemmeno che devo fare. Dio, che devo fare? Qua chi è? Cimitero Reale di Rodia. No, questo mi vede. No, c'è poco da fa qua, eh. Vabbè, andiamo un po' di qua che ne abbiamo visto sto pezzo. Vediamo qua baffo che ci dice. Che ci fai qui? Oggi i guardi ci proibiscono di vendere agli stranieri. La principessa è sparita. Solitamente gioca qui, da una parte del mulino, il vento. Stamattina ho preparato un delizioso pane speciale solo per lei. Qua intanto hanno messo le balle di fieno. Tanto vediamo qua che ci sta. Ah, i scudi. Scudi dei veli che fanno? Questo era creato per l'animazione, ma al giorno d'oggi nessuno naviga più. Resta comunque un ottimo scudo. Vabbè. Stato forgiato usando del metallo riciclato. Molto resistente, vale la pena averlo. 40. Questo 60. Se volevamo comprare uno scudo, ma sì, compramoselo. Questo qua di ferro robusto, di alluminio. Di ferro e di alluminio. Riciclato. Diamo quello pesante, diamo quello pesante. No, no, fammo di no, fammo di no. Siamo andati bene fino adesso. Quando ci servirà sarà meglio. Cioè sarà utile. Signori, qua non so dove andare. E dai, ci siamo riusciti. Siamo passati e non ci ferma più nessuno. Ui, chi è questa? Buongiorno. Ehi, vuoi visitare il museo dei tori di Cupi? Buona fortuna. Il guardiano non parla granché durante il giorno. È come i Cupi, guardiani che adora. Dorme durante il giorno e resta sveglia la notte. Forse crede di poterli vedere un giorno. Mi piace stare qui a guardare le onde che si infrangono contro la torre. Andiamo a vedere la torre dei Cupi. Magari serve? Oddio, eccoci qua. Ah, ma è un gufo proprio questo? O una persona che fa finta di essere... Ah, è una persona che fa finta di essere un gufo. Che ora è? Benvenuto al Museo delle Torri. Se è l'antico Kokuro. Ok. Stanco è un po' presto per me. Ok, che devo fare? Pegne? X? Che vuol dire X? Vabbè, andiamo sopra a vedere. No, più sopra non si può andare. Addirittura? E allora non so veramente dove andare, Ah, non riesco a capire che devo fare. Però vediamo la libera luna. Allora, aspetta. Mentre tentava di aiutare la guardia della città di Rodia, la luna è caduta in un buco ed è rimasta incastrata dietro un cancello. Dietro il ponte che conduce a Rodia c'è un pozzo con un passaggio. Baldo deve andare lì a scavare con la pala per trovare la chiave. Aspetta, dietro il ponte che conduce a Rodia c'è un pozzo con un passaggio. È quello che siamo usciti noi. Baldo deve andare lì e scavare con la pala per trovare la chiave sotto il mulino vicino al panificio. Quella è la chiave della villa Maluna. L'oggetto necessario per aprire il cancello in trappola Luna. Aspetta, il mulino ne parlava il vecchietto con i baffi qua, mi pare. Tanto meno male quello non mi ha visto. Eccolo! E chi ci aveva notato qua? Ok. La chiave. E mo'? La spiaggia vicina a Rodia. Ma posso fare quella della canzone per andarmene più velocemente? Penso di sì, eh. Canzone del vento, vediamo. Ecco qua, sì, ok, siamo arrivati. E ora potremo liberarla, eh. Potremo liberare Luna. Questa qua. Scusate, eh. Che chiave ho preso io? Ah, però era Villa Maluna. Ah, che stia qua Villa Maluna, quella strada che non ci sono andato prima, potrebbe anche essere, eh? Cioè, tutto di qua. Oh, possibilmente sta qua, eh? Mo' vediamo. Alla Valle di Solino. Mi sa di sì. Ah, ma ci stanno i capri, mo' qua. Ma no! Ma ci stanno i capri.
Allora, quel dungeon di quel dove ci stanno tutti i montarozzi, diciamo, non è, perché ho trovato quei pecore, quelle cose non si passa. Però rientrando qua da Luna, dove sta lei imprigionata, diciamo, ho visto quest'altro indicatore e vediamo dove ci porta, perché no, se no non riesco a capire. Allora, questo ci porta, vediamo che c'è scritto qua. Villa di Maluna, cioè stava qua la Villa di Maluna. Oh, guardate la miseria, ho fatto tutti i giri a vuoto. Allora, Villa di Maluna, mo vediamo dove. Andiamo in esplorazione. Ecco qua. Allora, così, tanto mi pare che stavate qua, cosa di Maluna. Vediamo, magari abbiamo preso pure la strada giusta per andare da Villa di Maluna. Eccolo, proprio la strada giusta abbiamo preso. Mannaggia. Così, colpiscilo e mo mori, bello mio. E mori, e mori, e mori, e mori. Ok. Fungo scadia, eccola qua la cosa, le scale. Mo ci sta, eccola, eccola, Villa Marpoi qua. Villa Madì, eccoci qua. Io la chiamerò Villa Malfoy perché mo c'è la chiave, sì, eccola. Ed entriamo in Villa Malfoy, dai, Villa Maluna. Eccoci qua. Però vedete che quel coso di prima. Poi rivedo la cosa lì quando sono entrato dentro quella grotta. Vediamo. Tanto famo sta Villa Maluna. Vedete un po' quello che devo fare qua. Vedete. Che è qui? Ah no, pensavo che era una macchia. Vabbè, no. Ok, andiamo avanti a questa Villa Maluna. Allora, stiamo attenti, l'avevo visto, però non sono stato pronto a ammazzarlo. Intanto vediamo se è una vita qua, una cosa di queste. Ok, questa è morta, vediamo se c'è da qualcosa. Sì, 5 dindi, che va bene, va bene. Ah, qua c'è il meccanismo, qui mi pare niente ancora. E sopra un po' di mannà. Perciò quello che sta dall'altra parte serve a... cioè devo per forza sbloccare qualche cosa a capirlo, perché non mi fa fare nient'altro qua. Allora qui, però che posso fare? Che famo? Servirà qualcosa qua, no? Sbloccare questo. Questo posso acchiappare, però mica me lo posso portare là. Forse, boh. Eh no, non me lo fa portare. Però perché mi fa utilizzare questo? Mo te voglio. Forse sul pianoforte? Però là per terra. Vediamo un po'. Lo sapevo io che c'era qualcosa qua. Lascia. No, no, va bene così, perché apre lì lo scompartimento segreto. Ok. E quindi possiamo attivare la leva. Ah, là veramente stiamo in Harry Potter qua, eh. Alle scale piace cambiare proprio. Vediamo che cosa è successo a livello pratico. Ah, ok, ma ha cambiato là. Va bene, andiamo avanti. Madonna, mo. Allora, questo si spegne, però non si va da nessuna parte, perché questo sta qua. Ok, le anfore. Serviranno? Sicuramente sì, dopo. O no? Allora, qua mostriamo al buio completo e ci appare qualche topo. Eccola, intanto. Però ci serve il fuoco, perché qua. Qua ci sta. Tanto questo topo ammazzo. Qua ci sta il ragnatele. Allora. Per topo mori ammazzato che mi avete rotto. Allora, qui andiamo qua. Allora, di qua no, che sono un po' logica mentale mia. Destra, sinistra, centro e gol. Ecco, di qua. Beh, non è. No, perché pa. No, non mi ricordo. Perché parlo? Però non è niente di difficile e poi succede l'impensabile. Mannaggia, mannaggia che parlo di. Però non è difficile. Ecco che succede. Ecco, umiltà, gente, umiltà. Voi dice uno che umiltà non ce l'ha avuta ed è morto. Allora, mo' di mannà per forza dritti. Qua che c'è? La mappa? Ah, c'è pure la mappa per. Ok. Per uscire? Allora, qui andiamo. Allora, qua è rosso, non si può fare niente. Qua è verde, non si può fare niente. Qua non si può uscire. E qua sì, però. Oh, Maria. Tanto ammazziamo le piante, ammazziamo sto topo, intanto che ricresce quell'erba là. Yeah. E andiamo. Altri un dindo. Qua devo capire bene che fa. Stiamo prima al sotto. Al piano di sotto. E poi cerchiamo da capire. Guarda quanto ci vuole per rigenerarsi. Oh, non mi dai dindi, non mi dai niente. Allora andiamo qui. Mo te voglio qua. Ma qua è da capire. Allora, andiamo prima a questa sopra, così sappiamo che quella sopra forse la famo.
Qua già ho visto il meccanismo. Eccola. Se rompono i travi pure con cui è te pare a te. Vediamo, ma eccola. C'è pure l'enigma delle travi ora che si rompono. Complimentoni, sviluppatori, grazie. Mannaggia. Pure qua, qua si rompe. Oh. Dove manna? Guarda, io so che di qua va male. Ah no, va bene. Andava. No, e mo? Mamma mia. Lì si rompe, lo so, qua. Ah no, si è rotto. Però scusate, come ci arrivo? Ah, perché mi sa che c'è il tempo, eh. Ah no, vabbè. Vediamo. Eh no. Mannaggia. Non ho capito se è a tempo o no. Ma mi sa di sì, eh. Vediamo un po'. Perché qualcosa si rialza. Cioè, dopo un po' si rialza quello e ritorna là, ok. Perciò non è così. Cioè, è così, però. È andato su questo, poi su quello. Ma non ce la farò mai. Andiamo. Mo' di qua. Dai, gliela potremo fare. Ya potremmo fare zitti tutti che ci ho fatta forse manco per niente perché devo arrivare laggiù. Zitti, non. Mamma mia, santa mia. Ce l'ho fatta. Allora, andiamo così. Quello sale e scende, mo. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mo che è qua? Ah, posso andare giù così? Devo tornare su però così, eh. Cioè io torno su e vado qua. Che prima il su l'ho fatto. Mo ci vuole il vaso qui. O qualcosa. Ok, eccolo qua. Vediamo se è vero. Non ci credo mai nella vita. Però potrebbe anche essere, eh. Ok, mo non lo so se è sbloccato perché infatti mo qua manca qualcosa. O no? Cioè? No, voi vedete che devo entrare dentro un'altra stanza. Però ditelo che siete maledetti. Allora, ok. Là ci sto. Là ci sto. Madonna, là casca pure il pavimento. Allora. Andiamo qua. E vedete se c'è una porta. Manco per niente. Allora, il piano di sopra qua l'ho fatto, però manca qualcosa da fare. Che non vedo un'altra. Ah, forse di qua? No, di qua dove ero entrato prima? Forse di qua addirittura? Non mi ricordo da dove sono entrato, ma sicuramente. Ah, però qua c'è qua qualcosa. Dio core. Allora, ovviamente. Allora, credo che. Allora, passiamo di qua, perché qua mi pare che c'è un meccanismo. Voi vedete che devo mettere addosso a quei pareti? Ok, qua c'è il pesce. Perciò quello cos'è? La piovra, mi sembra. Vedere. La piovra in dove va? Perché se. Allora, qua intanto c'è il pesce, credo. Ok, qui c'è il pesce che deve andare a finire qua. Ah no, ok, va bene. La piovra, mo, la piovra. No, infatti non c'è. Ah, però qua sì. Ok, perché c'è un travertino. Pensate che si sono inventati. Che poi c'è pure la guida sotto. Però te ne accorgi dopo. Tanta la piovra e il pesce l'abbiamo messa e si è aperta la porta. Non ho detto parolacce. Ecco qua, è il fuoco fatuo. Allora, raccogliamolo, bruciamo tutti i nemici. Venite! La fiamma di Gondor. Ah, devo accendere tutte le candele qua, tutte le cose. Via! Fuoco
Famo luce dentro sta casa. Tanto mo si abbassa quel lampadario, come il pane lo so che si abbassa. Vedi la sedia di drago? Ah, c'è il fantasmone. E questo tocca sconfiggerlo con che? Con la luce. Ma che? Manco con la luce. Vediamo? Sì, ma sto a bruciare. Mo da capire che lo devo sconfiggere? Vabbè, così? Morto? Ma che, sì, magari. Oh, questo è forte però, eh. Mo non so se con una vita riesco, se mo pure le altre palle di luce. Addio. Dai, dai che ce l'abbiamo fatta, dai che ce l'abbiamo fatta. No, manco per niente. Madonna, tutte queste luci come faccio, mo? Non so nemmeno come riesco a stare in vita ancora, eh. Ammazzalo, ammazzalo, è morto? Mamma mia! Lo ma... E le luci? Ma le luci sono le mie e le sue? Che devo fare? Che devo fare con queste luci? Ma ho finito? Cioè? Ah, erano ancora nemici! Ho accesa la luce? Può essere successo qualcosa? Vediamo. Sì. Sono contento che è suonata la cosa, bravo! Ma non c'ho... Cioè? Ah, ho capito! Perché mo se brucia... Ho capito, perché mo se brucia la cosa da ragnatela mi dovrebbe sbloccare qualcosa. Almeno questo è il pensiero, eh? Infatti, lo capivo. Però come ci arrivo lassù? Come ci arrivo lassù? Cioè, che mi ha fatto sbloccare sono molto contento. Però come ci arrivo là? Però le scale piace cambiare? Cioè? Che devo fare noi? Proviamo ad andare indietro. Tanto qua c'è un topo maledetto. Però di qua io non c'ero mai andato, eh. Ok, qua mi ha sbloccato qualcosa. Vedete, delle volte uno è convinto da aver oltrepassato una porta, una cosa, invece no. E ah, mo ci stanno le scale che cambiano qua. Vediamo. Carica delle scale, però poi dopo non passo più. C'è qualcosa che non va, perché se io faccio così le scale si rigirano. E io non posso fare niente da così. Allora, sono voluto ritornare indietro perché lì non c'era possibilità di fare alcunché. Quello che ho capito io è che quella brucia, cioè sta lampada sopra che si vede, brucia quella là, però io non so come annacci, ci vuole un meccanismo qua. E non poteva essere quello laggiù perché dopo non mi fa passare. Non lo so, questa l'avevamo attivata prima e non serviva, cioè si è servito solo per il lampadario, ma non credo di rifarlo con quello. No, non lo so, proprio non ci riesco, non riesco a capire. Tanto ste cose che mi rallentano. Una cosa incredibile, oh. Qua c'è un albero ma non fa niente sto coso. Cioè, ma come fa a passare? Magari che la spada. No, non mi dica che mi ha sbloccato. Parte a Berdindo qua. No, non mi dica che mi ha sbloccato. No, ci rimango male. Mamma mia, ce l'avevo sotto il naso! Qui ce l'avevo, è incredibile! Incredibile! Incredibile, donna de qua e mo fa fa però! Incredibile, no, guarda, è una cosa... Mo però che dopo vado a buttare sotto così? Tanto qua c'è Marianna, ma chi è? Tanto là c'è un'altra mappa. Cioè, sotto a quello c'era un altro... Ma... basta. Levamose proprio. C'è chi lo considera brutto sto gioco. Ma come cavolo fate? Ma come è studiato bene sto gioco? Intanto, prima da fomentarmi, fammi prendere qualcosa per ricurarmi. Perché sennò qua vado a finire peggio di prima. Qua. Mannaggia, mannaggia. Ah, no! Esci fuori? Ok. Niente d'indi? No, io mo taglio tutto, non mi frega niente. È che dopo l'esperienza della botola qua, vieni fuori, ti aspetto. Dai, esci! D'indi? Niente. Andiamo avanti. Oh, t'ho visto proprio all'ultimo, eh. Ecco qua, lo sapevo che era una cosa da fa qua. E poi mi pare che c'era brocca lì. Vediamo se è giusto come ho detto, sì. E qua mi pare che c'era brocca, ecco qua. Non ricordavo che c'era brocca. Quello proprio dell'inizio. Ok, il camino. Andiamo dentro al camino. Allora, qua ci stanno un sacco di brocche. Ah, ecco qua. Che è questo scrigno?
La chiave di questo oggetto trovato nella villa di Maluna apre il cancello della fossa vicino a dove Luna è intrappolata. Andiamo a salvare Luna. Non ci frega niente di più di niente. Devo andare a salvare Luna, però io faccio il teletrasporto perché non posso, così. Allora, come si fa? B. C'è tutta la strada, non mi interessa. Poi vado a vedere quello che c'è sta. Un altro video gameplay perché basta così, è proprio levatevi addosso di tutti quanti. Allora, siamo ritornati da Luna e mo sta botta la liberiamo perché non sa fa più questo liberamento. Interagisci e Madonna Luna quanto. La prossima volta se ti butti dentro un pozzo ti butto dentro un pozzo. Baldo, sei un genio, ma che genio! M'ha rotto! Sapevo che ci saresti riuscito, sì, è certo, a girarsi i pollici dentro una gabbia, sì, all'altri che ci avevano fatto, d'accordo, credo sia troppo pericoloso per riprovare a entrare nella città di Rodia insieme, meglio che te muovi, vado io per prima, tu fallo dopo, sì, tamma fa, aspetta qui, mi è venuta un'idea che potrebbe funzionare, vediamo se riesco a distrarre a per carità, se tiri fuori una coscia, cioè, ma pure sta, ci si rivede nella città di Rodia, Baldo, ma mo io... ciao, chi è? Ah, questo si è salvato da solo. Yunpei, ma chi è? Sanpei. Pescatore, è un cartone che andava, non so voi più piccoli se lo sapete, era un pescatore che in un cartone giapponese si sono ispirati a quello. Yunpei. Sono sempre io, Yunpei, io chiamo Sanpei, che Sanpei. Ho visto la tua amica scappare dentro l'Oriente, inseguita da una guardia. Credo che ora possiamo entrare in città senza problemi per cercare la mia cagnetta cosetta. La cagnetta pe pecore. Penso sia lì sempre in cerca di cose saporiti. Allora, Sanpei, giratete qua che devi salutare amici mia. Ok, eccolo là, Sanpei. Sto video gameplay è finito qui. Però lo farò con Sanpei, quell'altro, il sesto. Per ora il me in arancione vi saluta che si è stancato una cifra, non potete capire mal di testa che c'ho. Mettete mi piace, condividete, iscrivetevi, mettete la campanellina e al prossimo video con Sanpei, Baldo e il me arancione. Ciao!